Naturalmente questa sera dalle terrazze di questo splendido scenario, il Polo Nautico di Salerno, non poteva mancare colui che in qualche modo ha fortemente voluto la realizzazione di questo connubio senza precedenti tra l'Italia e il Perù. Sono in compagnia di Roberto Schiavone di Favignana, ecco, presidente della Nobile Accademia Internazionale di Filosofia, Scienze e Ricerche. Intanto Roberto, ben trovato e complimenti per aver sposato il progetto così proposto dall'Associazione Stranieri nel Mondo attraverso la dottoressa Mondragon. Complimenti di cuore, perché so che la tua realtà accademica è assolutamente sensibile nei confronti di iniziative interculturali e di grande solidarietà, proprio come lo spirito di questa serata. Gli obiettivi della tua associazione, che in realtà è una grande accademia, assieme a quella della dottoressa Mondragon, che cosa rappresentano? Rappresentano, insomma, valori quali quelli della non violenza, della trasparenza, ma soprattutto della solidarietà. Questo concetto che noi tutti questa sera condividiamo con la nostra presenza e con il nostro fare quotidiano. Sono ormai oltre 2 anni che collaboriamo con l'associazione della dottoressa Mondragon in questo progetto AMBIN. Io sono in una duplice veste, quella di presidente dell'Humanitas e di presidente dell'Accademia. Abbiamo fatto questo connubio che riusciamo a dare al popolo peruviano in Italia tutto quello che hanno bisogno, cioè in tutti i casi sono persone che stanno fuori dal proprio territorio, dalla propria casa. Esatto. E noi gli diamo un aiuto in tutto, nell'aiuto nello studio, nell'aiuto in quelle che possono essere le metodologie di come devono soccorrere un anziano se fanno le badanti, in tutte le loro attività. E come dicevo da 2 anni giriamo in lungo e largo l'Italia e aiutiamo la popolazione peruviana qui sul nostro territorio. Un buon rapporto anche con il consolato e l'ambasciata peruviana e non ultimo abbiamo aperto una nostra sede dell'Humanitas e dell'Accademia a Lima, nella capitale, e dove stiamo iniziando a fare tutta una serie di attività in loco, sempre con personale peruviano, per allargare sempre i nostri confini. Perfetto, e poi Roberto, consentimi di aggiungere che l'Associazione Stranieri nel Mondo, essendo etnica, si occupa sì del sociale a 360 gradi, ma soprattutto di tutte le problematiche degli immigrati sul nostro territorio nazionale, e quindi le attività di formazione, di prevenzione, addirittura l'educazione civica importante anche per i più giovani, quindi addirittura sin dai bambini, è uno degli obiettivi che si prefigge tale associazione. Le ultime attività sono quelle di insegnare anche la lingua italiana, soprattutto come arrivano dal Perù. Iniziamo dei corsi per imparare la lingua italiana e un poco impariamo anche, secondo le zone dove vanno ad abitare queste persone dell'Italia, la differenza che può essere fra il sud, il nord e il centro, con le metodologie diverse e il modo di muoversi della popolazione italiana. Esatto, invece tornando un attimo a quelli che sono le differenze e le similitudini, abbiamo detto prima, si parla di luoghi lontani, quindi insomma di terre lontane che apparentemente risultano così diverse. Invece questa sera c'è una rivelazione, in realtà 2 terre davvero molto vicine ma molto simili nei modi di fare, nei modi di pensare, nelle tradizioni, nei colori, nei profumi, entrambe 2 realtà legate, caratterizzate da una grande creatività e soprattutto da un grande calore umano, quindi la disponibilità che caratterizza noi italiani, la regione Campania, ma anche insomma questa gente straordinaria direttamente dal Perù. Sì, questa è la cosa bella, la soddisfazione di aver trovato questo popolo peruviano che io non conoscevo poco, ma è un popolo così bello, è similare un poco al popolo italiano, è solare. Sempre disponibile, esatto. Hanno sempre voglia di fare, esatto. A differenza di altri popoli che dicono a magna, domani, invece i peruviani veramente si tirano sulle maniche della camicia e si danno da fare. E questa è la cosa bella, quindi una constatazione positiva di un bilancio, ma la cosa bella è anche l'artigianato che i peruviani sono in grado di realizzare, quindi una ricca filiera artigianale prodotta a mano con la gastronomia. Non dimentichiamo, signore, i piatti peruviani sono davvero squisiti e noi vi consigliamo di assaggiarli ovunque voi siate, quindi ricchi di sapore, di profumi, di colori, esattamente come insomma i profumi della nostra Italia. Per non dimenticare le bellezze paesaggistiche, quindi il Perù come attrattiva turistica, cari signori, non la sottolineate,
sì, di più direi, ci andate, dovete andare, noi ve lo consigliamo, perché le bellezze paesaggistiche sono davvero uniche in Perù. L'abbiamo detto prima, le danze questa sera lo rappresentano, dal nord al sud, con le contaminazioni addirittura africane, rendono il Perù un paesaggio unico ed irresistibile. Provare per credere, andando direttamente, toccando e vedendo ed emozionandosi con la cultura ed i colori del Perù. È vero, è qualcosa di eccezionale. Vi posso garantire che quando si arriva, si atterra a Lima, poi appena si tocca terra e si entra nel contesto della città di Lima, è qualcosa di spettacolare. È un'emozione. A livello epidermico. Poi quando si va fuori, nei villaggi, che è completamente cosa diversa della città, provi proprio quel senso dell'aiuto della gente verso l'italiano. Sono molto legate a noi italiani, ci rispettano molto e ci vogliono veramente molto bene. Ed allora, caro Presidente, insomma, caro Roberto, noi salutiamo tutti gli amici che ci seguono naturalmente, insomma, via web, e ricordiamo loro che molto presto saremo qui a raccontare circa altre iniziative ed altre novità, sempre all'insegna della interculturalità e della integrazione.